Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio andare ad analizzare con voi quella che potrebbe essere la vostra scelta, quella più intelligente ed importante, per l'acquisto in ottica professionale di un Mac. Ebbene, il mercato è molto saturo e perché scegliere un computer Apple piuttosto che uno Windows? Beh, ci sono tante decisioni, tante scelte che possono essere prese in merito a questo. In questo video voglio andare ad analizzare quella che può essere la scelta di una soluzione, definiamola chiusa, come quella del mondo Apple, che ci dà comunque delle enormi possibilità e che, come ben sappiamo, è sempre stata molto apprezzata da chiunque lavori nell'ambito dell'immagine, quindi che sia un fotografo, che sia un grafico o che sia un editor che monta dei film. Beh, quello che è molto spesso ricorrente è il fatto che utilizzino dei prodotti Apple di fascia piuttosto alta. Io purtroppo sono uno di quegli esempi, dico purtroppo perché un po' mi sento chiuso all'interno di questo mondo Apple, ma un po' mi piace rimanere all'interno di questo mondo. Il motivo, beh, è presto detto: solidità del sistema, versatilità, continui aggiornamenti, stabilità, insomma, i pro per essere un Apple user nel mondo professionale non sono pochi. Ed è questo il motivo per cui nasce questo video, ma abbiamo sul panorama dei computer Apple una serie di possibilità e di decisioni da prendere. In primis abbiamo una serie di possibilità che fanno parte proprio della struttura dell'hardware. Possiamo scegliere se avere un computer totalmente fisso o un computer completamente in mobilità. Naturalmente parliamo di due fazioni gigantesche: una sono le workstation fisse, l'altra invece sono i laptop, le workstation portatili. Naturalmente nel mondo Apple abbiamo tre categorie, abbiamo tre modelli in particolare che si suddividono in queste due categorie. Per la categoria dei desktop fissi, quindi delle grandi workstation, abbiamo il neonato Mac Pro, praticamente la rivoluzione super potente di un computer che può essere espanso all'ennesima potenza. Naturalmente questa fantomatica gigantesca espansione ha un costo ed è anche molto molto caro. E Apple sa questa cosa e gioca tantissimo su questo cavillo e su chi si può permettere di decidere di lavorare su questo determinato tipo di computer. Vi do una chicca: le rotelle per spostare il computer sono un accessorio e costano in Italia 849 euro. Delle rotelle di design bellissime, fighissime, ma costano 849 euro. A tal proposito vi consiglio di andare a recuperare l'unboxing che ha fatto Unboxing Therapy, che è un grandissimo canale americano. Ha fatto un unboxing, un video divertentissimo per quanto surreale, perché è un video completamente muto in cui lui apre questo accessorio di Apple. Andiamo avanti, andiamo al cuore del video. Dopo il Mac Pro abbiamo l'altra possibilità, l'altra ipotesi, che è quella dell'iMac Pro. iMac Pro ha un paio d'anni in più rispetto al Mac Pro, infatti è uscito nel 2017, se non vado errato, come modello, ed ha determinate caratteristiche che lo rendono papabile come un ottimo computer, come un'ottima workstation fissa. E ultima nella categoria sono i MacBook Pro, ossia il computer laptop per eccellenza per lavorare. Non me ne voglia nessuno, ma a mio avviso per lavorare i laptop Apple sono i migliori. Di sicuro ci sono i grandi laptop della Dell, dell'HP, ci sono delle grandissime soluzioni portatili per poter lavorare in mobilità con un sistema Windows e non Apple, ma il design, l'ergonomia, l'assistenza, non neghiamo che anche quello fa parte della valutazione che ho fatto, ad esempio io, quando ho scelto di rimanere nel mondo Apple piuttosto che uscirne fuori. Beh, abbiamo visto quelli che sono i tre macro prodotti, ma vorrei andare ad analizzarmi un attimo con voi. Di sicuro la prima indicazione che posso darvi è capire se il vostro tipo di business deve essere composto per forza dal lavorare vicino a una scrivania, in uno studio, con una determinata potenza di calcolo, oppure potete accontentarvi, con delle virgolette aperte e chiuse, di uno strumento molto potente ma comunque portatile. Quindi in questa decisione tra queste due categorie va lì ad impostarsi la vostra scelta su dove puntare oppure no. Un esempio molto pratico per chi fa molto lavoro di calcolo, quindi forzatura, fa rendering, ha bisogno di una workstation fissa.
perché i portatili, giustamente, per essere più piccoli nelle dimensioni, per essere supportati da batterie, per essere portati in giro, hanno un po' meno potenza di calcolo e naturalmente non resistono a tanto sforzo, mentre le workstation, quelle toste, vedi il Mac Pro in primis che è una bomba, poi la iMac Pro subito dopo perché è altrettanto una signora macchina, e non perché ce l'ho qui a 20 cm dalla camera, ma proprio perché è una signora macchina, hanno la caratteristica di poter alimentare quella che è la forza bruta, quindi il rendering a manette a pala. Ma andiamo a vedere un pochino quali sono i prezzi e quali sono le configurazioni. Ho il mio bellissimo Apple, che Apple non mi sta pagando per dire queste cose, ma sono un fan. Allora, vorrei partire dall'iMac Pro. Perché? Perché il più vecchiotto della categoria e della classe, mettiamola in questo modo, perché anche i MacBook Pro sono più recenti. Allora, la configurazione di base parte da 5.600 euro e direte voi, porca miseria, non è poco. No, non è assolutamente poco, ma non è neanche tanto rispetto a quello che ci viene fornito. Infatti, ci danno è un computer all-in-one, con un design, possiamo anche metterlo da parte il design, ma comunque è una cosa da considerare, molto interessante, con uno schermo da 27 pollici, 5K, molto ma molto fedele e preciso. Questo è una delle chiavi da tenere a mente e in considerazione per le successive valutazioni. Di base ci viene fornito un processore Intel Xeon V8 Core da 3,2 GHz, con 32 GB di RAM, un SSD da 1 TB, e una scheda video Radeon Pro Vega 56 da 8 GB di RAM. Poi vabbè, le porte Thunderbolt, la porta Ethernet da 10 GB e così via. Bah, allora, abbiamo un computer molto potente che, se andate a configurarlo, diciamo, sullo store della Dell, prendiamo un competitor a caso, e andate a cercare di creare quasi la stessa configurazione, tanto lo si può fare, al di là della scheda video che comunque è presente, questo tipo di modello, essendo un modello Pro, anche per quel tipo di workstation lì, io per esempio avrei preferito, ecco, l'unica cosa che preferisco delle workstation PC sono le schede, io preferisco le schede Nvidia. Probabilmente con l'arrivo del nuovo sistema operativo e con le integrazioni che stanno facendo gli sviluppatori dei software con il motore di calcolo Metal che abbiamo all'interno di queste grandi macchine, probabilmente le cose cambieranno, il gioco cambierà, però per ora io avrei preferito avere una scheda video Nvidia con i CUDA da poter utilizzare per il 3D, ma così non è. Allora, se provate a configurare una macchina simile, considerando che dovete anche acquistare un monitor, attenzione, da 27 pollici, 5K, così definito e così accurato, perché comunque è un monitor molto accurato, probabilmente sfiorerete i 7.000 euro, molto probabilmente. Ed è questa la potenza dell'iMac Pro, il fatto che di base è un'ottima macchina, ma che è superiore alla media. Paradossalmente è costa di meno. Diciamo che una configurazione adatta a chi fa un po' di tutto, quindi dal compositing al montaggio video, non dico il montaggio audio perché sostanzialmente andrebbe bene anche un iMac di quelli là un pochino più vecchiotti. La mia configurazione ideale è un 10 core, vi dico praticamente la configurazione del mio computer, perché è stata soggetto a una serie di valutazioni quando l'ho acquistato. 10 core, 64 GB di RAM, Radeon Pro Vega 64X con 16 GB di memoria RAM, una scheda video che è una bomba, ma a tutt'oggi non riesco ancora ad utilizzare appieno. Infatti Apple, durante la presentazione, ricordo 2 anni fa, indicava la possibilità di arrivare a 11 teraflop di calcoli realizzabili al secondo, una cosa enorme, e ancora oggi non ho avuto la possibilità di poterla provare, ma comunque avere il massimo a disposizione è sempre meglio, perché quando poi arriveranno i software che supporteranno questa tipo di tecnologia, io da diverso tempo già ce l'avrò pronta e quindi non dovrò upgradare la macchina. SSD da 1 TB, che di base per me va più che bene, perché io sono sempre del parere che l'SSD in macchina, della macchina, ci devono essere solo e soltanto gli applicativi e i software, basta, tutti i dati devono essere su hard disk esterni. Vabbè, poi ci viene dato il Magic Mouse, la tastiera, bla 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 bla. Ed arriviamo ad un prezzo di listino di 8.000 euro i vati, tondi tondi.
io forse ricordo di aver pagato qualcosina in più, quindi forse probabilmente ho fatto qualche altro cambiamento. Comunque, quello che io propongo è la scelta di un iMac Pro per chi ha bisogno di un computer fisso molto potente, ma che abbia tutto configurato in sé, quindi non ha bisogno di schermi extra, ha una workstation che sostanzialmente può anche prendere e portarla da un'altra parte. Questa è stata la mia decisione, la mia scelta, prendere questo genere di macchina, perché è capitato, capiterà e potrebbe capitare ancora in futuro di dover letteralmente smontare tutto quello che ho e doverlo portare da un'altra parte per lavoro, dove il portatile non basta. Un esempio praticissimo è stato questo periodo di lockdown, dove dovendo lavorare da casa il sol portatile non mi bastava, e dopo vi dirò anche che portatile ho, e quindi ho smontato tutta la mia postazione, che è composta sostanzialmente dall'iMac e due hard disk esterni, basta. Quindi è stato molto ma molto comodo, ed è una soluzione che consiglio probabilmente a tutti quanti. Andiamo all'altra grande categoria, l'oggetto dei desideri, il Mac Pro. Il Mac Pro disponibile in due versioni, quello da rack e quello invece da la tower da terra, ha un prezzo di partenza molto simile, siamo intorno ai 6.600 euro. Ma qui voglio divertirmi con voi, perché voglio farvi capire questa macchina quanto può essere potente. Allora, insomma, diciamo subito che il Mac Pro di base ci viene fornito, il nuovo Mac Pro, con un 8 core, un Intel Xeon V8 core, sarebbe la base delle Mac Pro, con 32 GB di RAM, con una scheda video Radeon Pro 580X con 8 GB di RAM, un SSD da 256 GB, il telaio con i piedini, le ruote non ce le aggiungo proprio perché costano davvero tanto, Magic Mouse, keyboard, bla 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 bla. Ma qua abbiamo bisogno anche di un monitor. E il monitor che è stato presentato insieme al Mac Pro è il Pro Display XDR di Apple. In questo video non voglio scendere molto nei dettagli e nei particolari. Non ho avuto la possibilità di guardarlo da vicino, ma chiunque lo abbia visto ha detto wow. Io mi fermo molto a quelle che sono le caratteristiche tecniche, e ci sono monitor che per lo stesso prezzo hanno delle caratteristiche molto più elevate e più performanti del settore. Probabilmente a questo giro non consiglierei un monitor Apple, ma consiglierei un altro tipo di monitor, perché 6.000 euro per 5.600 euro più lo stand per poterlo poggiare il monitor mi sembrano un po' tantini. Quindi probabilmente a questo giro è un bellissimo monitor, tutti quanti ne hanno sempre parlato bene, ma guardando le specifiche tecniche, le caratteristiche tecniche, probabilmente proprio su quello punterei su altro. Ci sono tanti altri monitor che costano anche al pari di quello, mi vengono in mente gli Eizo, ma hanno molte più funzioni e un pannello molto più avanzato rispetto a quello di questo nuovo display XDR di Apple. Mi sbaglierò, speriamo di poterlo provare così da poter confutare questa mia idea. Ma veniamo al Mac Pro. Ora, il Mac Pro configurato al massimo, allora, la versione base non la consiglierà nessuno, prendetevi un iMac Pro configurato come ve l'ho consigliato, perché altrimenti non, davvero non ha senso. Allora, io adesso sto giocando davvero tanto e sto mettendo tutto al massimo, ma via. Allora, il Mac Pro al massimo della sua configurazione viene 66.347 euro. Un numero da capogiro, ma veloce scroll, 28 core, Xeon V28 core, perdonatemi, 1,5 TB di RAM, 2 Radeon Pro Vega 2 Duo con 2x32 GB di RAM, un SSD da 8 TB, la scheda Apple Afterburn. Questa scheda è una scheda molto importante anche per chi, per esempio, per le sale di post-produzione che gestiscono i file RAW delle macchine da presa, vedi RED, perché grazie a questa scheda, che è una scheda che velocizza, è un acceleratore hardware per la trascodifica di quel materiale. Quindi questa scheda, per esempio,
è indicata esattamente per quel genere di lavoro lì, il telaio, Magic Mouse, insomma abbiamo una macchina che ha una potenza straordinaria. Certo, è l'acconto per un appartamento, però è una macchina che probabilmente non cambierete per 10 anni, molto probabilmente. Per esempio, questo genere di macchine io lo consiglio esclusivamente agli studi, non per forza grandi, ma comunque degli studi importanti che hanno a che fare con la post-produzione video, non tanto con gli effetti visivi, ma proprio con il processo di post-produzione e di color, perché in quei casi lì c'è bisogno di gestire quelli che sono i file RAW delle macchine, e quindi sono file molto molto pesanti. E in quel caso lì io consiglio questo genere di computer qui, perché con questo si lavora da Dio. Questa è una macchina che davvero fa volare. Vorrei essere realista e fare una configurazione realista, quindi andiamo a selezionarci una configurazione almeno quantomeno intelligente per il tipo di macchina che andiamo a prendere. Allora, 12 core, un Intel Xeon V12 core, 96 GB di RAM, perché cavolo, almeno un po' di RAM in più, e una Radeon Pro Vega Duo Duo, anche se è tantissimo, porca miseria. Facciamo una cosa, scegliamo, essendo una configurazione intelligente, due Radeon Pro Vega 2 con 32 GB di RAM, che io una di queste l'ho nel mio iMac Pro, un SSD da 1 TB, la scheda Afterburn diciamo di no perché vogliamo fare un acquisto intelligente, solo il Magic Mouse, e siamo a 16.448 euro, quindi comunque tantissimo. È una macchina che ha un costo molto impegnativo, ma queste caratteristiche sono da macchina molto impegnativa, tant'è che io sfido chiunque di voi ad andare su un qualsiasi portale di un qualsiasi competitor, che possa essere Dell, HP, e provare a sviluppare una macchina con queste capacità, se ci riuscite. Per esempio, 1,5 TB di RAM non lo mette nessuno sulle proprie macchine. Ma perché abbiamo sviscerato quelle che sono la scelta di un computer fisso, andiamo a vedere la scelta per un computer portatile. Qui abbiamo due opzioni. Abbiamo il nuovo 16 pollici, nuovo parliamo di 6 mesi, forse no, neanche, sì, 6-7 mesi, l'ultimo modello uscito che ha surclassato, che ha eliminato dal listino il 15 pollici, e il neonato 13 pollici, perché da pochissimo è stato lanciato il nuovo modello a 13 pollici. Ora, io ho avuto sia un 13 pollici MacBook Pro configurato al massimo 2 anni e mezzo fa, e un 16 pollici che ho preso da poco, ed è il portatile che utilizzavo prima di andare a prendere l'iMac Pro in studio, e comunque non mi bastava, e anche quello è configurato al massimo. Ora vi parlo della mia configurazione e vi dico perché non ce la faceva. Allora, la configurazione che io ho preso e che consiglio a chiunque voglia decidere di lavorare con questo genere di portatile è fare un investimento che duri diversi anni. Un MacBook Pro realmente dura parecchio tempo, non dura poco, quindi vi dà l'agio e la possibilità di poter lavorare per diversi anni e quindi di ammortizzare l'investimento. Tant'è che ho preso un MacBook Pro con Intel Core i9 da 8 core, 64 GB di RAM, AMD Radeon Pro 5500 con 8 GB di RAM, SSD da 1 TB, e basta, tutte stupidaggini, e ho pagato, preso a noleggio io, infatti per chi ha partita IVA e può valutare di prendere una macchina a noleggio, consiglio di valutare questa opzione, 4.700 euro. Questo investimento naturalmente dura più di un anno, dura almeno 3 anni, e in 3 anni con un portatile del genere si può davvero lavorare ed ammortizzarlo abbondantemente. Ma è un computer che davvero non vi abbandona, ma ha delle limitazioni. Per una macchina che comunque costa 5.000 euro, e quindi siamo lì con l'iMac Pro, la limitazione è nei lavori molto pesanti. Ci sono una serie di lavori che io almeno svolgo che sono quelli dei render, molto ma molto pesanti e lunghi, soprattutto non tanto pesanti o complessi, e quindi è più lento il render, perché basta far andare la macchina un po' più di tempo, non fa nulla. La realtà delle cose però è che
i render molto lunghi appesantiscono questo genere di macchina perché surriscaldano tantissimo ed è quello che bisogna tentare di evitare. Quindi se fate montaggio, compositing, motion graphics, e viaggiate tanto, vi muovete, non avete un ufficio stabile, una vostra postazione fissa o non ne avete bisogno, questo è il computer che fa per voi. Se fate lavori 3D molto complessi e con render molto ma molto lunghi, passate a una workstation fissa. Mentre poi consiglio a chi dovesse avere l'esigenza di avere un buon computer per lavorare, ma comunque bisogno di più maneggevolezza, perché comunque 16 pollici sono impegnativi da portare in giro, vi consiglio abbondantemente il 13 pollici. Non vado a vedere la configurazione perché tanto basta, per poter lavorare bene basta mettere la configurazione al massimo e di sicuro si può lavorare bene. Guarda, facciamolo giusto per. Abbiamo la possibilità di mettere un Intel Core i7 quad core, 16 GB di RAM, che non sono assolutamente male, un SSD da 1 TB, basta, siamo a 2.500 euro, un computer performantissimo, piccolo, da portare letteralmente nello zaino, molto più comodo perché il 13 pollici ce l'ho, è molto più sottile, più piccolo, e è un computer a tutti gli effetti molto ma molto potente, da poter utilizzare davvero in tantissime circostanze: editing veloci, montaggio sul set, test di color, test di compositing, tutte cose che si possono fare molto velocemente con una macchina del genere, ammortizzabile anche questa in 2-3 anni, perché sono macchine che davvero posso assicurarvi che trottano tantissimo. Il MacBook Pro da 13 pollici ce l'ho da 2 anni e mezzo e ancora lavora, ed è di là infatti a lavorare. Insomma, qual è la scelta giusta per voi? Io non posso consigliarvela, io la mia scelta l'ho fatta, ho scelto un iMac Pro perché il Mac Pro costava troppo, avevo necessità di abbinare di un monitor, quindi un'altra spesa da aggiungere vicino. Un iMac Pro a me è sembrato la scelta opportuna per tutta una serie di fattori. Naturalmente per il mio lavoro poi ho dovuto abbinargli anche un portatile ed ho scelto il 16 pollici configurato al massimo. La scelta naturalmente è dettata sempre dalle necessità personale. Quindi fatemi sapere voi che cosa scegliereste, perché non è detto dovete per forza comprarlo. Fatemi sapere la vostra opinione su cosa scegliereste qui sotto, scrivendolo qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato un'infarinatura su quello che è il mondo Apple per i professionisti ad oggi e vi abbia chiarito un pochino le idee sulla lineup dei prodotti. Se avete qualche amico che ha bisogno di informazioni, volete condividergli questo video, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno. E ragazzi, andate qui sotto in descrizione, c'è il mio sito con il mio blog e tutti i miei corsi, c'è la mia Academy completamente disponibile per voi. E prossimamente rimanete aggiornati e seguitemi su Instagram perché nelle stories vi dirò delle novità. Perché i corsi non si compreranno soltanto più. Sto preparando una cosa molto interessante per voi. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.